tutti coloro che hanno accettato il nostro invito a seguire questa presentazione, la cui esistenza rappresenta già di per sé un grande risultato. Infatti, Lucrezia, dentro di noi sicuramente c'era la volontà e la speranza di poter definire uno spazio-tempo più o meno breve in cui rappresentare i risultati di un progetto così bello. Ma non siamo stati certi di poterlo ottenere e realizzare fino a pochi giorni fa, per gli impegni prioritari. Come l'esame di Stato. Esatto, le difficoltà rincontrate a causa dell'emergenza coronavirus. Hai proprio ragione. Comunque, in particolare, vogliamo ringraziare il dirigente scolastico, il professor Barbieri Oliviero. A questo punto ci dovrebbero essere degli applausi, ma ce li immaginiamo a distanza, mettiamola così. Regali della tecnologia. Ringraziamo di essere qui con noi il team di CERIC, ente promotore e finanziatore del progetto e senza il quale niente di tutto quello che è stato realizzato quest'anno e nelle prime 4 edizioni avrebbe potuto accadere. Anche qui bisogna immaginarsi degli applausi telematici, diciamo. Ringraziamo gli esperti di Fermi Elettra Sincrotrone Trieste. Il dottor Sigalotti Paolo e il dottor D'Amico Francesco che ci hanno guidati in questa avventura scientifica. E naturalmente è doveroso ringraziare le padrone di casa del polo liceale, le professoresse Fogar Paola e Brumate Elisa. Che ne dici, Giovanni? Chiaro. E quindi lasciamo la parola immediatamente per i saluti di diritto alle coordinatrici di sede, in particolare alla professoressa Brumate. Buongiorno a tutti, buongiorno. Mi sentite? Sì, penso di sì. Allora io vi porto i saluti miei, della collega coordinatrice Paola Fogar e di tutti i docenti del polo liceale. L'evento Pages 5 anche quest'anno ha visto i nostri studenti lavorare e imparare in collaborazione con il laboratorio di ricerca CERIC. In particolare, oltre a valorizzare le eccellenze della nostra scuola, Pages ha favorito l'instaurarsi di una sinergia tra i tre curricula presenti nel polo liceale, ovvero liceo scientifico, liceo delle scienze applicate e liceo delle scienze umane. Tutti allo stesso modo, ma con punti di vista ovviamente diversi, apportando il valore aggiunto delle conoscenze, delle competenze sviluppate nel proprio percorso di studi, hanno valorizzato il risultato finale che avete ottenuto. Anche i tre allievi delle scienze umane, pur provenendo da una formazione di tipo umanistico, hanno avuto l'occasione di dare proficuamente e con grande soddisfazione il proprio contributo. L'evento Pages 5 dimostra quindi come un esperimento scientifico offra l'occasione per comprendere l'importanza della condivisione in un team, e questo penso che sia un insegnamento estremamente importante. Bene, detto questo, io vi saluto, ripeto anche a nome della collega coordinatrice Paola Fogar, vi auguro una buona, insomma, un buon ascolto e una buona giornata. Grazie, ragazzi. Grazie professoressa. Ora però è giunto il momento di condividere con voi tutti l'avventura di Pages 5 e farvi scoprire come in questa quinta edizione siamo andati a pianificare, gestire ed eseguire un esperimento scientifico. Beh, in realtà due esperimenti scientifici. Hai ragione, Giovanni. Pages, pianificare, gestire ed eseguire due esperimenti scientifici in un centro di ricerca internazionale, Fermi Elettra, il Sincrotrone Trieste. Il progetto, per causa di forza maggiore, si è visto troncato a metà del suo percorso originale, ma non ci siamo arresi. L'emergenza è stata occasione per adattarci e riorganizzarci, abilità molto care allo scienziato. Con il contributo di tutti i partecipanti al progetto, ma in particolare i nostri operatori e registi, Steven e Quentin, per l'anagrafe, Andrea e Davide, vi invitiamo a scoprire il come. Partite con noi per il viaggio alla scoperta di molecole e prismi ottici. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I
away, giving it my best. This and nothing's gonna me put divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. Sono entusiasta di partecipare per la prima volta al progetto Pages. Sarà bellissimo e faticoso, ti avverto, ma faremo un sacco di belle cose. Ci vorrebbe però qualcosa che renda speciale anche questa edizione, così come è stato per ognuna delle precedenti. Ok, troviamo qualcosa di nuovo, speciale già dall'inizio. Trovato, coinvolgiamo gli studenti di tutti e tre gli indirizzi. Ma sono troppi e troppo diversi. Ma è questa la cosa speciale, osservare con occhi diversi la stessa cosa e confrontarsi. Ottimo, ma come li reclutiamo? Come fanno i veri? Application. Fatta, let's go. Ma ti sembravano proprio le prof, Giovanni? Ah, forse più le voci di Chiara e Silvia. Primo mistero. Questo comunque ci immaginiamo sia stato dialogo fra le prof quando ad inizio anno, piene di energia, hanno ideato delle vere e proprie application forms per scegliere i partecipanti di Pages. Sì, ti ricordi? Abbiamo compilato una scheda online per presentare la nostra candidatura. Ci chiedevano come e perché avrebbero dovuto scegliere proprio noi. Sì, glielo abbiamo raccontato addirittura in inglese. E già da qui avremmo dovuto intuire che il percorso sarebbe stato parecchio complicato. Eh già, ma poi, come abbiamo dato il via al progetto? Beh, andiamo a scoprirlo e facciamocelo raccontare da Alice. Durante l'evento 2 abbiamo incontrato alcuni esperti di CERIC che hanno approfondito tre tematiche differenti. Nella prima presentazione l'ingegner Mazzolini ci ha introdotto al progetto Pages 5, illustrandone gli obiettivi e le fasi. Per quanto riguarda il secondo argomento trattato, Marina Corricciati ci ha parlato di project management, spiegandoci cosa significa fare un progetto e come lo si gestisce. Insieme abbiamo studiato la figura del project manager e abbiamo appreso l'importanza di predisporre e aggiornare un business plan. L'ultimo tema affrontato è stato comunicazione corporate e di progetto. Nicoletta Carboni ha introdotto modalità e strategie di comunicazione e approfondito la relazione che lega scienza e comunicazione, fornendoci alcuni principi guida per scrivere report scientifici e comunicati stampa efficaci. Terminata questa prima fase di pianificazione, questo viaggio è proseguito con una parte esecutiva, vero Giovanni? Esatto, una volta che abbiamo consolidato le basi ci siamo recati a Trieste, dove abbiamo dovuto metterci in gioco per essere all'altezza di un vero e proprio esperimento scientifico all'interno di un laboratorio di ricerca. Per capire come, diamo ora la parola ad Arianna, Chiara e Sara. Sincrotrone Trieste è un centro di ricerca internazionale multidisciplinare di eccellenza, specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e di laser ad elettroni liberi di alta qualità e nelle sue applicazioni nelle scienze dei materiali e della vita. La sua missione è di promuovere la crescita culturale, sociale ed economica tramite la ricerca di base applicata, il trasferimento tecnologico e della conoscenza,
l'alta formazione tecnica, scientifica e gestionale e la creazione e il coordinamento di reti scientifiche nazionali e internazionali. Mira allo sviluppo dell'eccellenza, fornendo alla ricerca scientifica di alta qualità e livello internazionale servizi allo stato dell'arte, contribuendo così a migliorare l'impatto e la rilevanza della scienza per la società. L'obiettivo di questo esperimento è di confrontare gli spettri di molecole ottenuti tramite la spettroscopia Raman con quelli ottenuti attraverso una simulazione al computer. Le sostanze analizzate sono acqua, acido nitrile e distilina. La tecnica prevede che campioni di queste sostanze vengano colpiti da una radiazione elettromagnetica monocromatica proveniente da una sorgente di luce laser. La spettroscopia Raman è un tipo di spettroscopia molecolare che sfrutta l'interazione della luce con la materia per ottenere informazioni sulla struttura o sulle caratteristiche di un materiale. Le informazioni fornite da questo tipo di spettroscopia si ottengono mediante un processo di diffusione della luce. Quando la luce interagisce con una sostanza, la maggior parte dei fotoni viene dispersa o diffusa, mantenendo la stessa energia dei fotoni incidenti. In questo caso si parla di diffusione elastica. Un numero molto piccolo di questi fotoni, invece, circa un fotone su 10 milioni, dopo la diffusione ha una frequenza diversa da quella del fotone incidente. Questo processo è denominato diffusione anelastica, oppure effetto Raman. La diffusione Raman consente di esaminare le caratteristiche vibrazionali specifiche di una molecola e fornisce quindi informazioni sulla sua struttura. Gli spettri ottenuti sperimentalmente sono stati confrontati con gli spettri simulati ottenuti con l'utilizzo di specifici software. Chuck 6 interferometro. Lo scopo dell'esperimento è quello di caratterizzare un prisma ottico attraverso la misurazione del suo indice di rifrazione utilizzando un interferometro di Michelson. L'interferometro di Michelson è un dispositivo costruito in modo che un raggio luminoso emesso da una sorgente laser percorra due cammini ortogonali, detti bracci dell'interferometro. Nel punto di intersezione dei due bracci è presente uno specchio semitrasparente, detto beam splitter, che permette la divisione del raggio laser in due fasci di uguale intensità. Ciascuno dei due fasci, dopo un certo cammino, incontra uno specchio che lo riflette verso il beam splitter. I due fasci vengono quindi ricomposti e il fascio ricongiunto uscente dal beam splitter è inviato verso uno schermo di analisi. Il raggio che colpisce lo schermo è composto da due fasci che presentano una certa differenza di fase. A causa di questa differenza, sullo schermo si crea una figura di interferenza. È possibile evidenziare la presenza di frange luminose o frange scure e contarle. Se si inserisce un prisma lungo uno dei due bracci tra il beam splitter e lo specchio, il cammino ottico del fascio che lo attraversa verrà modificato. Sullo schermo sarà quindi visualizzata una nuova figura di interferenza. Se si muove il prisma di lato, misurando lo spostamento e conoscendo l'angolo al vertice del prisma, è possibile misurare l'indice di rifrazione del materiale che lo compone. A questo punto le cose procedevano bene e dopo le vacanze avremmo dovuto incontrarci nuovamente con gli esperti per l'elaborazione dei dati e per iniziare la progettazione dell'evento finale. Ma per raccontarvi come sono andate davvero le cose, lasciamo la parola ad Alessandro. L'indice risulta, infatti, proporzionale al numero di frange della figura di interferenza. Purtroppo, però, dopo Carnevale è arrivato il virus, che ci ha costretti a rimanere chiusi in casa. In seguito all'inizio del lockdown, tra di noi c'è stato un momento di smarrimento generale, ma dopo varie discussioni abbiamo deciso di portare comunque a termine questo progetto, avvalendoci della didattica a distanza. Accanto al problema di come svolgere gli incontri, si è presentato contemporaneamente anche un altro problema, ovvero come fare per l'attesissimo e temutissimo evento finale. Dopo un'estenuante spremitura di meningi, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso e originale rispetto agli anni precedenti, andando a realizzare un video che raccontasse la nostra esperienza Pages, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista personale. In particolare abbiamo utilizzato questa piattaforma chiamata Teams, con la quale abbiamo realizzato dei video incontri tra noi studenti e gli insegnanti, ma anche con gli esperti, con i quali ci siamo incontrati telematicamente per poter discutere sull'esperienza e chiarire alcuni dubbi. Per quanto riguarda l'esperimento Raman, dopo la fase di esecuzione era prevista una fase di elaborazione dei dati a scuola, in cui, grazie alla collaborazione dell'esperto, avremmo avuto la possibilità di imparare a utilizzare dei programmi specifici come Orca, ChemSketch e Avogadro, in modo da simulare le vibrazioni molecolari delle sostanze analizzate a Trieste. Ovviamente, però, a causa del lockdown non siamo riusciti a portare a termine questa fase,
ma nonostante ciò abbiamo potuto contare sull'importante collaborazione del ricercatore, con il quale siamo rimasti in contatto. Per quanto riguarda l'altro esperimento, invece, è stato realizzato un report scientifico in cui ognuno aveva il proprio compito, lavorando come in un vero e proprio team. E anche qui abbiamo potuto contare sul contributo del ricercatore, sempre per via telematica. Volevamo ugualmente lasciare una nostra testimonianza dell'esperienza vissuta, condividendola con i compagni che non vi hanno preso parte, le nostre famiglie, i professori e chiunque altro fosse interessato. È nata quindi l'idea di realizzare questo video documentario. Per poter lavorare tutti insieme al video in modo efficiente da casa, ognuno si è incaricato di svolgere un determinato compito, raccogliendo materiale, scrivendo i testi e registrando anche le varie interviste. Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Nome e cognome. Anna Braida. Mi chiamo Francesca Cerlenco. Classe e scuola che frequentate. Frequento la quinta liceo delle scienze umane al liceo Einstein. Frequento la quinta liceo delle scienze umane al liceo Albert Einstein di Cervignano. Come siete venute a conoscenza del progetto Pages? Ne aveva parlato la nostra prof di scienze e inoltre c'era stata una presentazione per tutte le classi quinte. Allora, prima di tutto ce ne ha parlato la nostra prof di scienze naturali e poi comunque abbiamo assistito anche ad una presentazione che era rivolta a tutte le classi quinte del nostro liceo. È la prima volta che questo progetto è aperto anche il vostro indirizzo. Come vi siete trovate? Ci siamo trovate bene, almeno io mi sono trovata bene. È vero che abbiamo avuto qualche difficoltà in più probabilmente degli altri, anche perché il programma è diverso e ci mancava qualche conoscenza, però siamo state accolte molto bene da tutti. Allora, chiaramente abbiamo incontrato qualche difficoltà, perché comunque provenendo da un altro indirizzo, quello di scienze umane, siamo state un po' più svantaggiate rispetto ai ragazzi del liceo scientifico, che seguono appunto un programma molto più specifico e completo riguardo alle materie in questione, quindi scienze, chimica, biologia. Però comunque nel complesso ci siamo trovate bene. Cosa vi aspettavate da questo progetto? Le vostre aspettative sono state soddisfatte? Mi aspettavo di acquisire e sviluppare nuove capacità e effettivamente ne abbiamo acquisite tante, anche se magari diverse da quelle che ci aspettavamo all'inizio per la piega che ha preso il progetto a causa anche dell'emergenza Covid-19. Partecipando a questo esperimento mi aspettavo sicuramente di arricchire le mie conoscenze in materia scientifica, che mi ha sempre affascinato. Certo che con la pandemia in corso molte aspettative si sono modificate, così come l'esperimento di conseguenza, però comunque sono state sempre soddisfatte. Come vi siete trovate a dover proseguire l'esperimento attraverso la didattica a distanza a causa dell'epidemia da coronavirus? Sicuramente non è stato facile anche per tutti gli impegni, visto che siamo studenti di classi diverse, è stato difficile trovarci e trovare il momento giusto per incontrarci online, ovviamente, quindi appunto la comunicazione è stata la parte più complicata. Partendo dal fatto che sicuramente non è un esperimento semplice, soprattutto per noi che proveniamo dall'indirizzo di scienze umane, siamo più svantaggiate rispetto agli altri ragazzi dello scientifico, la situazione legata alla pandemia globale non ci ha facilitato le cose. Infatti, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione, l'organizzazione per noi ragazzi che proveniamo da classi diverse, quindi dobbiamo anche tenere il passo con le altre materie, non è stato semplice, però comunque stiamo cercando di organizzarci al meglio per portare a termine questo esperimento. Dopo Pages, pensate che l'ambito scientifico possa fare per voi? Mi è sempre piaciuto l'ambito scientifico e avevo anche scelto di fare questa esperienza per avere un'idea poi dell'università. Però ero già all'inizio in realtà più propensa verso un'università linguistica e penso che sceglierò quella, ma non per come è andato a finire il progetto, solo per una scelta personale.
Sì, anche se ho frequentato il liceo delle scienze umane, comunque ho sempre avuto la passione per la scienza. Infatti, il prossimo anno vorrei iscrivermi a una facoltà scientifica e ho intrapreso questo percorso per l'esperimento Pages proprio per questo motivo. Consigliereste Pages ad altri alunni o alunne di scienze umane? Sì, lo consiglierei sicuramente ad altri alunni di scienze umane, se però hanno già una passione per le materie scientifiche, altrimenti è effettivamente impegnativo. Io lo consiglierei per tutti coloro che sono affascinati dalla scienza nel suo complesso, quindi anche chi appunto proviene da scienze umane ed è orientato verso un altro indirizzo, quindi potrebbe essere più svantaggiato, più difficile per lui rispetto agli altri ragazzi, comunque se ha la passione per la scienza è una bella esperienza. Cosa avete aggiunto al vostro bagaglio culturale dopo questa esperienza? Sicuramente conoscenze relative a come funziona un ambiente di ricerca e quindi anche il lavoro dei ricercatori, e poi anche tutte le competenze relative alla comunicazione, che quelle sono state importantissime, soprattutto durante l'ultimo periodo a causa del virus. Questa esperienza mi ha permesso di migliorare le mie capacità di ascolto e organizzazione personali, ma anche e soprattutto la collaborazione con gli altri. Descrivete Pages con due o tre parole. Direi scoperta, comunicazione e crescita. Collaborazione, crescita personale e innovazione. Fate un saluto. Un saluto a tutti. Ciao. Non è però ancora giunto il momento dei saluti, infatti abbiamo ritenuto necessario trarre le nostre conclusioni. Passiamo ora la parola a Noemi e Francesca per farlo. Andando a concludere la presentazione del nostro percorso, vorrei ricordare che questa quinta edizione è stata piena di novità. Il primo anno che la nostra scuola, l'unica fra tutte le partecipanti, ha avuto la possibilità di realizzare due esperimenti diversi: la misura dell'indice di rifrazione di un prisma ottico con l'uso dell'interferometro di Michelson e la comparazione tra spettri sperimentali e spettri simulati utilizzando la spettroscopia Raman. Il primo anno in cui hanno potuto partecipare anche alunne dell'indirizzo di scienze umane, e io sono una di queste. Ma anche la prima volta che questo progetto è stato concluso con una presentazione online in videochiamata, proprio come stiamo facendo ora. Per questi motivi, penso che la quinta edizione sia stata una novità per tutti, per le nostre docenti che ci hanno accompagnato in questo percorso, per gli esperti che ci hanno accompagnato e incontrato anche online. Il coronavirus probabilmente ci ha rallentati, ci ha complicato un po' le cose, ma anche per questo la quinta edizione verrà ricordata. Da alunna di scienze umane, spero infatti che il liceo continui ad offrire opportunità di sinergia tra studenti e studentesse di tutti gli indirizzi, come è accaduto con Pages. Un'esperienza nuova, unica, che mi ha permesso di entrare in contatto con il mondo della scienza e della ricerca, anche osservandolo dalla prospettiva delle relazioni umane. Un'esperienza che senza questo progetto probabilmente non avrei potuto realizzare. Posso affermare che questa attività mi ha offerto l'opportunità di sviluppare punti di vista e competenze differenti attraverso qualcosa che ai miei occhi era del tutto nuovo e pareva pertanto difficile. Le aspettative iniziali di ognuno di noi riguardo al progetto Pages 5 erano differenti, prima ancora di poter sapere in che cosa consisteva esattamente la sua finalità.
ma nonostante tutto sono state ampiamente soddisfatte, seppure si siano modificate nel corso dello svolgimento assieme allo stesso percorso. Raccogliendo i nostri pensieri iniziali e confrontandoli con quelli alla conclusione del percorso, credo che l'intera attività sia stata inizialmente un po' sottovalutata, dal momento che non ci aspettavamo potesse risultare così complessa. Ma questo non ci ha ostacolato. Anzi, la passione per la scienza ci ha unito maggiormente e abbiamo messo in atto capacità di organizzazione e collaborazione che non immaginavamo essere in grado di esercitare così spontaneamente. Sicuramente gran parte dell'attività è stata compromessa a causa della crisi epidemiologica da Covid. Ci siamo ritrovati rinchiusi in casa e questo fatto ci ha destabilizzato notevolmente, ma siamo stati capaci pian piano di accantonare le nostre paure riguardo al virus, di stare al passo con la didattica a distanza, di prepararci all'esame di Stato e perciò concludere il progetto Pages 5 non è stato per nulla semplice. Ma come ho affermato prima, questo progetto ci ha permesso di maturare e ci ha responsabilizzato. Non è stato facile conciliare le idee di tutti, ma è stato bello anche questo, collaborare con persone che si conoscono poco. Il viaggio però non è ancora terminato. Infatti, quello che stiamo proiettando oggi è solo una bozza del prodotto finale che raccoglie anche la storia di Pages, le edizioni precedenti. Ci auguriamo anche che il video, una volta completato, sia poi pubblicato sulla pagina ufficiale del nostro istituto, per raccontare anche all'esterno il significato di parte dell'azione didattica e formativa che l'istituto propone, ma soprattutto ci auguriamo che sia di sprone per proseguire con questa affascinante avventura che la scienza, quando vissuta in prima persona, ti permette di vivere. A questo punto però andiamo a sentire se la fiducia concessa dal dirigente nell'autorizzazione all'adesione alla rete Pages è stata ben riposta. Lasciamo quindi un doveroso spazio al dirigente professor Barbieri per le sue considerazioni. Prego, dirigente. Ottima presentazione, ottimo lavoro, complimenti a voi, ovviamente la fiducia che ho dato per proseguire questo progetto è stata ripagata ampiamente e mi auguro che possa continuare anche negli anni prossimi e quindi anche voi, anche se siete ormai in uscita, vi invito a tornare a trovare gli insegnanti e che magari faranno parlare con i nuovi allievi per incoraggiarli a partecipare a questo progetto. La pubblicazione sul sito ovviamente è ben accetta, anzi abbiamo bisogno di far vedere all'esterno quante cose belle si fanno nella nostra scuola. E quindi questa è una delle occasioni da mettere bene in vetrina per far vedere appunto che il nostro liceo effettivamente si impegna in attività di valore. Sappiamo benissimo che l'ambito scientifico è così considerato un po' quello un po' più difficile, quello più impegnativo, ma è quello che traccia il futuro per tutti noi. Noi viviamo di tante comodità, tanti accessori, tanta strumentazione che è il frutto della ricerca, il frutto della ricerca scientifica e quindi è diciamo la punta di diamante della nostra società.
Molti la considerano difficile, arida, invece non è vero, è una, sono materie affascinanti e soprattutto vissute come avete avuto l'occasione di vedere voi con questo progetto, fanno vedere questo fascino e spero che molti di voi possano dopo l'università proseguire nella ricerca, perché effettivamente è un settore affascinante e utilissimo per il paese. Complimenti a tutti voi. La ringrazio, dirigente, per le sue belle parole. Ma le considerazioni finali spettano a chi ha permesso la realizzazione del progetto Pages. Diamo ora la parola agli esperti. Andrea Santelli, Marina Coricciati, Francesco D'Amico. In rappresentanza di CERIC, ERIC e di Fermi Elettra Sincrotrone. Prego. Buongiorno a tutti ragazzi. Intanto complimenti per la presentazione, complimenti per l'impegno, complimenti soprattutto per aver portato a termine un importante progetto. Ovviamente mi riferisco all'esame di Stato e per aver dedicato del tempo anche a questo progetto. Sono contento di... Vi porto intanto i saluti del mio direttore, vi porto i saluti dei colleghi che non hanno potuto presenziare ma che avete avuto occasione di conoscere in aula, il collega Fabio Mazzolini, la dottoressa Nicoletta Carboni, e vi porto anche il saluto di una parte di colleghi che sono stati dietro le quinte, ma vi garantisco hanno dedicato molto tempo e molto impegno per la realizzazione di tutte le attività che voi alla fine avete eseguito. Sono contento di vedere, di apprendere dalla vostra presentazione che uno degli obiettivi principali che ci ponevamo, io principalmente mi ponevo con questo progetto, è stato raggiunto, ovvero quello di, in qualche modo, di alimentare la vostra curiosità. Finisco qua, non vi faccio perdere il tempo con parole inutili, darò la parola subito alla collega Marina Coricciati e vi auguro il meglio per i vostri futuri progetti. Grazie ragazzi. Di nuovo, Marina. Ciao a tutti e un applauso ai ragazzi, ottimo lavoro. E volevo salutare il dirigente scolastico Oliviero Barbieri, le professoresse Stefania Negri, Marina Cencic, Loredana Spagnul e Paola Fogar, con le quali siamo stati sempre in stretto contatto durante tutta l'evoluzione del progetto. E diciamo che abbiamo testato anche la resilienza del progetto Pages, quindi le abbiamo provate tutte anche con questo coronavirus. E volevo congratularmi anche con voi studenti e studentesse per i risultati. Da quello che ho sentito siete andati molto bene dell'esame di maturità e avessi tempo avrei piacere di chiedervi se siete rimasti con le vostre idee su come continuare il percorso di studi o se qualcuno ha cambiato idea. Comunque non vediamo l'ora, anche noi di Seric, di ricevere il video della presentazione e il video completo in modo tale da pubblicarlo anche noi sui nostri canali e poter divulgare sempre di più questa esperienza. Adesso lascio la parola al collega D'Amico. Grazie, un abbraccio a tutti e buona estate. Ciao a tutti, buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo. Sì. Ok, buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo congratularmi con i ragazzi perché il video è davvero, davvero bello, davvero ben montato. Dà esattamente idea di quello che è stato, l'avventura di dover affrontare, prima un esperimento scientifico in un qualche modo preparato da noi e poi di dover in qualche modo adattarsi, cosa che è tipica di chi fa scienza, adattarsi alle situazioni nuove in vista dell'emergenza Covid, in vista dell'impossibilità di avere incontri di persona. Questa cosa è stata fatta in maniera perfetta. Le ragazzi, tutte le volte che mi sono sentito con loro, anche in piena emergenza Covid, ho visto piena volontà di fare le cose. Volevo sottolineare una cosa, l'importanza comunque di questi progetti, perché consentono di avvicinare le persone alla scienza, tutti i ragazzi, gli studenti, i giovani alla scienza, in un momento in cui la scienza è fondamentale
appunto anche per, in vista della risoluzione, per esempio, in questo caso pratico dell'emergenza Covid, del trovare vaccini, cure o altro, per cui la scienza è fondamentale, però viceversa, a causa forse di una cultura scientifica non perfettamente permeata nella popolazione, non vista magari molto spesso di buon occhio, quindi assolutamente far emergere l'importanza della scienza in una situazione del genere. In questi ragazzi sono stati bravissimi e da quello che ho visto dal video penso che questo messaggio sia stato recepito. Spero che anche loro possano, nel parlare con i loro amici all'università, con i loro colleghi, diffondere questo messaggio per cui, guardate, la scienza funziona da... è difficile, complessa, ma da informazioni, da risoluzioni a problemi non preventivati, non strutturati, e quindi fidatevi della scienza perché è importante. Detto questo, saluto tutti, saluto anche i professori, saluto tutta l'organizzazione di CERI che ha consentito questo. E per me è stata un'esperienza molto formativa e molto importante, perché anche di ritorno io quello che ho potuto vedere, perché chiaramente lavorando nei laboratori non si ha sempre approccio a quello che è, diciamo, il mondo dei ragazzi, vedere i ragazzi come vedono noi e come vedono la scienza. Per me questo è molto importante. Detto questo, vi saluto, ecco. Vi ringrazio in nome di tutti, sia per le vostre parole che per il continuo supporto che ci avete fornito in questi mesi, che sono stati difficili, ma il vostro aiuto non è mai mancato. E per un saluto finale diamo ora la parola alle docenti, alla professoressa Negri Stefania e Cencik Marina. Prego. Grazie a tutti. È sempre un momento un pochino difficile, perché questo saluto in particolare, insomma, oltre la fine, no, dell'anno scolastico, è sempre ricco di emozione e anche un po' di nostalgia, in particolar modo quest'anno, perché è arrivato il momento di vedere questi ragazzi prendere in autonomia il loro volo. E naturalmente però anche augurarsi che ogni tanto guardino indietro con orgoglio e anche con affetto. Siamo quindi al passaggio del testimone, e con orgoglio e con affetto, perché fare scienza non è solo occuparsi di certi problemi, argomenti, è una modalità di stare al mondo. In quest'ottica fare ricerca allora significa apprendere capacità e valori, e quali sapersi confrontare, discutere, dialogare, argomentare, accettare i propri errori, imprescindibili dall'essere studenti, scienziati, cittadini capaci di condividere idealità e finalità per costruire e progredire nell'essere umani. Pages, fin dalla prima edizione, ci ha dato questa opportunità: fare squadra anche quando lavori per conto tuo, per un tuo obiettivo, sul tuo tassello, ma che avrà valore solo quando si accompagnerà con gli altri, perfettamente incastonato. Vedere crescere intellettualmente i ragazzi e contemporaneamente acquisire questa consapevolezza ripaga di tutte, quasi, le fatiche. Allora il testimone passa dalle mani degli uni in quelle degli altri, certi che verrà raccolto, magari con titubanza e perplessità, ma avendo imparato che la scoperta deve essere vissuta per essere pienamente posseduta. Il traguardo più importante, sei certa che è raggiunto. Tu, docente, familiare, esperto, ne hai la certezza quando vedi che la comunità si compatta, quasi a fare muro di sostegno nel momento del saluto. A chi di strada avrebbe dovuto farne ancora e lascia i suoi cari, amici, compagni, anche solo per pochi mesi, sgomenti.
ma più forti di prima, sapendo che la strada fatta insieme, anche se per poco, lascerà per sempre il calore del ricordo nei nostri cuori. E con questo io ringrazio tutti quanti hanno permesso la realizzazione anche quest'anno di questa splendida opportunità che anche a noi insegnanti dà l'occasione di imparare tanto e di metterci continuamente in gioco. Ringrazio Marina Cengi che ha sopportato le mie incursioni e lascio a lei la parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono un po' emozionata. Comunque ringrazio i ragazzi e niente. Alla fine del nostro viaggio, iniziato a febbraio, bruscamente interrotto e poi ripreso però correndo attraverso le reti 4G. Voglio ringraziare chi in questo viaggio ci ha guidato: Fabio Mazzolini, Andrea Santelli, Marina Coriciati, Nicoletta Carboni, Paolo Sigalotti e Francesco D'Amico, che hanno investito con passione e tenacia le proprie professionalità, credendo nel progetto proposto, innovativo e complesso e di forte spessore culturale. Ringrazio poi il dirigente che sostiene e crede nella valorizzazione delle passioni, delle vocazioni e dei talenti dei nostri giovani allievi. Infine ringrazio soprattutto gli studenti che hanno partecipato con curiosità, impegno e dedizione anche quando si sono ritrovati a dover preparare un esame di Stato inusuale e incerto fino all'ultimo nella sua realizzazione. Ma soprattutto li ringrazio perché territori già esplorati, però visti attraverso i loro occhi, ridiventano per noi docenti una scoperta. Grazie a tutti di cuore, veramente. E ora invito docenti, studenti, esperti che hanno partecipato al progetto Pages a riaccendere tutti assieme le videocamere per un saluto collettivo e per ringraziare chi ha voluto connettersi per assistere a questo evento. Grazie a tutti veramente. Grazie, grazie a voi. Bravi grazie, ragazzi. Grazie, grazie. Grazie anche a chi ha partecipato, chi si è connesso. È stata veramente un'esperienza indimenticabile. Anche per veramente me. Veramente bravi, complimenti. Bravissimi. Ragazzi, bravi ragazzi, siete stati bravissimi, tutti quanti. Eccoli qua i nostri ragazzi, tutti diplomati, tutti con il loro futuro, ancora da... Purtroppo non abbiamo la possibilità qui di vederli tutti quanti contemporaneamente, no? Ma insomma... Organizzeremo, speriamo anche quest'anno, chiedo ad Andrea, in particolare Andrea Santelli, una possibilità, un'opportunità di consegna del diploma, dell'attestato, no? Di partecipazione sì. a questa sicuramente, avventura. Sicuramente, faremo quello che faremo anche questo passaggio. E insomma, volevo ancora dire una cosa, ci date, come dire, l'energia per pensare a pagina 6. Ah, bellissimo. Grazie. Grazie. Bene. Parteciperemo, cercheremo di partecipare anche a quella se ci sarà, molto volentieri. Bellissimo. Da parte nostra, ci date l'energia per farlo e insomma... Spenderò due buone parole per andare avanti. Sono sicuro che ci saranno altre possibilità per altri studenti. Grazie, grazie, grazie. Bene, allora non resta che augurare a qualcuno buon lavoro e a voi ragazzi buona estate e buona avventura per il vostro futuro. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Grazie. Ciao ragazze. Ciao. Ciao Paola. Ci sei Paola? Elisa? Ecco. Mi dispiace di Paolo Sigalotti. Non c'è. Non l'abbiamo visto, non l'abbiamo. Paolo, non ti ho messo. Chiedo scusa. No, è andato via. È andato via adesso. Non sapevamo che ci fosse. No, perché non doveva esserci in teoria. Francesco, potevi avvisarci. Perché pensavamo che Paolo non ci fosse, almeno dalle... Neanche io sapevo niente. Ce lo saluti tu, per favore. Va bene, sicuramente. Sì. Grazie tante, sai. Di nulla. Ecco qua. Allora, insomma, abbiamo qualche prospettiva, sì, di continuazione? Adesso vedo Celic, non c'è più, è andata via? Sì. Tutta Celic è andata via, non lo so, adesso magari ne parlo dopo in dettaglio con la lavoro. Secondo me, io ribadisco che questa è un'esperienza importante per i ragazzi. Sì, sì. Perché, come abbiamo parlato tante volte, non lo so, c'è questo fatto per cui ci si accorge della scienza nel momento di un'emergenza Covid in cui si ritrovavano...